L'attesa è finita. Il grande giorno è finalmente iniziato. Da ore! Ci siamo svegliate alle 6. È venuto poi il fotografo. E se parlo io, poi non è che parli tu. Ci siamo fatto tante bellissime foto con il mio fotografo personale. È stata un'esperienza bellissima. Sono state preparate da un mio amico che è parrucchiere. Lo stile può essere tutto. Anche chi non ce l'ha per me è uno stile. A me è più uno stile old school. È stato veramente un esperimento straordinario, vedendo le piccole che andavano sull'altare, un'emozione unica. Soprattutto la mia vita, le dico la verità. Ci abbiamo messo tempo per queste bambine. Io, come voi vedete, io ho una certa età e loro hanno appena 9 anni. E il Signore, dopo tanti anni, mi ha mandato queste due belle, splendide principesse. L'ostia sa di carta. Non sa di niente. Non è che sa di carta. Non sa di niente, però è buono. Puoi dire questo, per favore? Dopo aver provato la loro prima ostia benedetta, Emily e Carmen sono pronte per volare al banchetto in elicottero. Una grande emozione per tutta la famiglia. Dico la verità, anch'io era la prima volta in elicottero. Ho preso l'aereo sempre, però l'elicottero è la prima volta. È stata una cosa proprio spettacolare, anche se la mia compagna ha avuto un po' di paura, la verità. Siccome sono al mar d'aria, la prima curva che abbiamo fatto con l'elicottero, io mi sono sentita un poco male. Il pilota si è girato, il signore tutto a posto, io gli ho risposto: guarda avanti, pensa a guidare invece di pensa di volare. Se l'elicottero precipitasse, potevamo morire tutti. Radunati gli ospiti, le festeggiate calano dal cielo. Quando siamo arrivati al castello, io sono rimasta scioccata. Apri! Auguri! Colombi bellissimi, colombi bianchi, volati come tanti uccelli, colombi sono uccelli. I colombi bianchi hanno il significato della pace.